Abbiamo parlato abbastanza a lungo dei filosofi musulmani nel Medioevo, abbiamo citato anche i filosofi ebraici e in tutti questi casi abbiamo sottolineato come questi pensatori si relazionassero a volte in maniera anche molto forte col pensiero di Aristotele. Tanto è vero che abbiamo detto questi pensatori furono spesso i mediatori che riuscirono a portare Aristotele in Occidente, a farlo passare dalla filosofia antica fino appunto alla filosofia medievale anche cristiana. Ma come fecero e soprattutto come venne accolto il pensiero di Aristotele? In realtà inizialmente i pensatori cristiani accolsero questo pensiero con una certa ostilità e oggi vedremo perché e come. Andiamo a cominciare. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 115esima puntata. Il difficile ritorno di Aristotele in Occidente. Eccoci qui di nuovo insieme per qualche minuto per parlare di filosofia. Abbiamo già detto nella premessa l'argomento che affronteremo oggi, che è quello del ritorno, della ripresa di Aristotele nel mondo cristiano occidentale. Un ritorno e una ripresa che fu però complicata, meno liscia di come si potrebbe pensare. Intanto, Aristotele era stato dimenticato, ma non del tutto in realtà. È vero che all'inizio del Medioevo, nell'Alto Medioevo e poi anche all'inizio del Basso Medioevo, l'influenza maggiore era stata quella esercitata dal platonismo e anche in particolare ancora di più dal neoplatonismo. Ricorderete ad esempio Agostino, il grande padre della Chiesa, il principale filosofo della patristica, che doveva molto, moltissimo alla riflessione di Platone e di Plotino, tant'è vero che poteva essere ritenuto quasi il Platone cristiano. Ecco, l'influenza di Agostino era rimasta molto forte, l'abbiamo rivista ad esempio in Anselmo all'inizio del Basso Medioevo. Però il pensiero aristotelico non era stato completamente dimenticato. Ad esempio si era salvata soprattutto la logica aristotelica, ricordate infatti che Boezio aveva trasportato il pensiero logico aristotelico nel pensiero logico medievale, anzi approfondendo alcuni studi, approfondendo alcuni rilievi, formalizzando ancora meglio tra lui e poi i suoi successori le regole del pensiero e del ragionamento che già Aristotele aveva individuato. Quindi Aristotele non era un completo sconosciuto, era ben noto, però fino a quel momento l'Occidente cristiano aveva preferito dare maggior spago, maggior spazio al pensiero platonico, che ben si sposava tra l'altro con il pensiero cristiano, ovviamente con i dogmi del cristianesimo. In fondo Platone ci presentava due realtà, il nostro mondo terreno a cui si contrapponeva il mondo delle idee, e anche il cristianesimo ci presentava due realtà, la vita terrena e la vita celeste. Il platonismo in fondo ci diceva che questa vita terrena è solo una preparazione alla vera vita, al contatto con le idee, ebbene il cristianesimo ci diceva che questa vita terrena era una preparazione al contatto diretto con Dio. Vedete che i punti di contatto sono davvero importanti. Aristotele invece da questo punto di vista era stato abbastanza trascurato, ma appunto nel XII secolo, a partire dal XII secolo, Aristotele tentò di ritornare, soprattutto tramite la mediazione di Avicenna e Averroè. Le opere di questi due grandi pensatori musulmani infatti iniziarono proprio in quel periodo ad essere tradotte in latino e quindi anche a circolare nel mondo occidentale, raccogliendo un po' di interesse sicuramente, ma anche almeno all'inizio una certa ostilità, anzi direi che nella prima fase fu maggiore l'ostilità rispetto all'interesse. Perché? Beh, intanto per due principali motivi, poi forse ne possiamo aggiungere anche un terzo, cioè il fatto che questi erano pensatori musulmani e quindi infedeli, ma due motivi direi filosofici. Il primo motivo era, come vi ho già accennato, la forte influenza che era ancora esercitata dal platonismo tramite l'intermediazione di Agostino. Quindi il pensiero aristotelico, che per molti versi lo ricorderete, è antitetico rispetto a quello platonico, non stimolava molto l'attenzione di chi era abituato a pensare in maniera diversa. Il secondo motivo invece era proprio la difficoltà di conciliare la dottrina aristotelica con quella cristiana. Vi ho detto che quella platonica ben si sposava perché in fondo almeno nell'impianto generale combaciava per molti versi con le dottrine cristiane.
Nel caso di Aristotele invece questa fusione, questo incontro era un po' più difficile, soprattutto non tanto per quello che aveva detto Aristotele di per sé, ma per l'interpretazione che Avicenna e Averroè avevano dato del pensiero aristotelico. Ricordate che proprio nelle scorse puntate presentando l'interpretazione di questi filosofi abbiamo insistito molto su alcune visioni che mal si conciliavano con l'Islam e mal si conciliavano anche col cristianesimo, di conseguenza con ogni religione monoteista. Perché? Perché Avicenna e Averroè avevano molto insistito, ad esempio, sulla creazione necessaria del mondo. Secondo loro Dio esisteva, ovviamente, come già aveva detto anche Aristotele, ma non sceglieva di creare, non voleva creare, non creava per un atto d'amore. Il mondo si plasmava necessariamente dalla stessa essenza di Dio. Era un atto necessario, non volontario, perché Dio in quanto perfetto non poteva che creare in quella maniera, in quell'unica maniera possibile. E dunque non sceglieva, e dunque non amava. Questi temi erano già in parte presenti nel pensiero di Aristotele, ma certo Avicenna e Averroè li avevano accentuati, e questi temi mal si sposavano con la filosofia cristiana, perché nel cristianesimo un punto cardine è che Dio sceglie di creare, che Dio crea come un atto d'amore, crea liberamente. Se Dio non crea liberamente, allora viene a cadere un po' tutto l'impianto. Questo è un primo elemento. Un secondo elemento era quello dell'anima. Abbiamo anche detto che per Avicenna e Averroè l'anima sostanzialmente muore col corpo, come in parte sembrava in qualche modo aver detto anche Aristotele. Anzi, loro su questo punto avevano molto insistito. Ecco, per i cristiani non era possibile ammettere questa verità o questa dottrina. Perché? Perché per i cristiani è ovvio e scontato che l'anima debba essere immortale, debba poter salire, se virtuosa, ai cieli, oppure, se peccaminosa, scendere verso gli inferi. Non c'è soluzione, non c'è altro modo, non si può ammettere la mortalità dell'anima, altrimenti anche qui tutto l'impianto si troverebbe a cadere. Insomma, nell'intermediazione di Aristotele praticata da Avicenna e Averroè sembrava proprio che questa filosofia fosse anticristiana, avversa alla dottrina cristiana e impossibile da conciliare col cristianesimo. Ma era davvero così? Questo lo vedremo meglio nelle prossime puntate, quando arriveremo ad esempio a Tommaso, che è il primo grande autore che cerca invece di conciliare il pensiero di Aristotele e quello del cristianesimo. Ma vediamo come si arriva a questo Tommaso. Il primo pensatore che si trovò a discutere del ruolo di Aristotele e delle dottrine di Aristotele fu il francese Guglielmo di Alvernia, che fu un importante teologo a Parigi presso l'università parigina e fu anche vescovo di Parigi. Ecco, questo Guglielmo già nella prima metà del 200 prese una posizione nettissima contro le dottrine aristoteliche, ritenendole contrarie alla vera fede, ritenendole anche pericolose. E diciamo che già il giudizio così negativo di questo importante teologo, importante vescovo, sembrava poter mettere fine alla possibile diffusione delle dottrine aristoteliche nel mondo cristiano, ma in realtà, nonostante i divieti, queste dottrine cominciarono a circolare, almeno per interesse, almeno per curiosità. Circolavano, venivano rifiutate, ma almeno se ne discuteva. E in certi casi alcuni elementi del sistema aristotelico, del pensiero aristotelico, iniziarono ad essere timidamente introdotti in un impianto che magari formalmente rimaneva agostiniano, rimaneva platonico. Quindi certo non rinneghiamo Agostino, certo non rinneghiamo Platone, ma in alcuni punti forse Aristotele ci può dire anche qualcosa di vero. Questa è un po' l'idea che inizia lentamente a serpeggiare. Tra quelli che iniziano a discutere di questi temi, oltre a Guglielmo che ho già citato, ce ne sono poi anche altri di filosofi. Ad esempio c'è un certo Alessandro di Hales, o Hales all'inglese, un teologo appunto britannico che, sempre in quello stesso periodo, nella prima metà del 200, scrisse un'opera monumentale chiamata Somma di tutta la teologia, un'opera che voleva essere davvero la somma, il riassunto di tutti gli esiti a cui la filosofia, la teologia, la scolastica era giunta. Quest'opera aveva come scopo quello di ribadire l'impianto agostiniano in modo anche da difenderlo da questi inserti aristotelici, segno che però si inizia a percepire qualche crepa nel sistema. E sempre un inglese, questa volta chiamato Roberto Grossatesta, nello stesso periodo in realtà fu uno di quelli che iniziarono ad introdurre elementi aristotelici. Roberto Grossatesta visse tra il 1175 e il 1253, fu anche un importante uomo di chiesa, perché fu
vescovo, ma fu anche contemporaneamente cancelliere dell'Università di Oxford. Questo Roberto, fedele a quello che aveva appena detto Alessandro, il suo connazionale, ribadì l'impianto agostiniano della filosofia scolastica e cristiana, ma vi aggiunse qualcosa, ad esempio vi aggiunse un nuovo interesse verso la natura. Voi sapete, ricorderete, che in realtà nell'impianto platonico la natura veniva fortemente svalutata e trascurata, perché quello che contava veramente non era questo mondo, ma era il mondo delle idee, era il mondo al di fuori della caverna. E questo aveva portato anche i cristiani delle origini effettivamente a dare uno scarso peso a questa realtà, a questo mondo in cui viviamo, in favore invece di un interesse verso l'aldilà, verso il mondo delle idee, verso anche l'anima nel caso di Agostino. Ecco, Roberto invece spinse verso uno studio della natura e cercò una conciliazione però tra questo nuovo interesse naturalistico che derivava da Aristotele nettamente e invece l'impianto agostiniano. Ad esempio, e questo è un elemento effettivamente molto innovativo, molto interessante, sostenne che la natura andasse studiata con l'uso anche della matematica, fondandosi anche sulla matematica. Ecco, questo è un tentativo interessante di fusione di aristotelismo e platonismo, perché se vi ricordate Aristotele aveva detto guardiamo la natura, aveva avuto un atteggiamento empirico, aveva davvero analizzato le piante, gli animali, eccetera. E quindi l'attenzione a questo mondo è sicuramente di matrice aristotelica. Però Aristotele aveva trascurato la matematica, che invece era stata fortemente studiata dai platonici, in parte da Platone ma anche da tutti i suoi eredi. Ecco, tentare di studiare la natura ma in chiave matematica è già un qualcosa che fa un passo in più nella direzione di una fusione o comunque di un compromesso tra Platone e Aristotele, ed è una cosa, ripeto, molto innovativa, perché quando arriveremo a spiegare il Rinascimento e soprattutto la rivoluzione scientifica che prende piede tra il 500 e il 600 in tutta Europa, noteremo come la rivoluzione scientifica, ad esempio lo stesso Galileo Galilei, non faccia altro che questo: studiare la natura, quindi ottica direi aristotelico-empirica da un certo punto di vista, ma studiarla anche in chiave matematica e quindi ottica in un certo senso pitagorico-platonica da un altro punto di vista. Poi ci sarà anche l'influenza di Democrito, ci saranno altre influenze, ma questo incontro di due scuole di pensiero che si introduce in Roberto Grossatesta troverà poi il suo massimo compimento durante la rivoluzione scientifica in Galileo, in Newton, in Bacone e in altri personaggi di questo tipo. Ecco, bisogna anche dire che quest'idea di Roberto Grossatesta era interessante e portava ad esiti inediti anche nel piano fisico. Ad esempio, il filosofo sostenne anche una particolare teoria della luce secondo cui era la luce la forma prima dei corpi, cioè di fatto l'essenza corporea dei corpi. Perché? Perché questa luce si dirama nelle tre direzioni dello spazio e quindi è lei che domina lo spazio, è lei che dà forma allo spazio e quindi dà forma anche ai corpi. Queste idee molto innovative e interessanti verranno riprese appunto secoli dopo, però avranno una certa influenza sulla scuola di Oxford, perché Grossatesta, vi ho detto, insegnava lì, era cancelliere a Oxford, ma lì farà adepti, avrà allievi. Ed effettivamente il metodo scientifico, quello del Rinascimento che nascerà tra l'Italia e l'Inghilterra, dovrà qualcosa anche a questi spunti, dovrà qualcosa anche a queste idee. L'ultimo pensatore che oggi introduciamo ma che non completiamo perché dobbiamo dire varie cose su di lui è Bonaventura da Bagnoregio, un filosofo cristiano, un francescano, uno dei primi francescani, perché visse tra il 1221 e il 1274. Ecco, Bonaventura fu probabilmente il più grande difensore del platonismo e il più grande oppositore dell'aristotelismo di questo tempo, del 200. Segno che, certo, qualcuno provava a trovare fusioni, ma non era un compito facile, c'erano anche molti ostacoli, molte opposizioni. Bonaventura, da questo punto di vista, divenne il più famoso nemico dell'aristotelismo. Ebbe una grande carriera, divenne maestro presso l'Università di Parigi e divenne anche amico proprio di Tommaso d'Aquino, quel filosofo di cui parleremo tra poche puntate, che invece fu il campione proprio dell'aristotelismo. E scrisse anche Bonaventura molte opere. Le due più importanti sono il Commentario alle Sentenze di Pietro Lombardo, da un lato, e l'Itinerario della mente verso Dio, dall'altro. Le citeremo velocemente, ne parleremo, diremo qualcosa.
Cosa sostiene questo Bonaventura da Bagnoregio nella sua opera di ostacolo, di contestazione delle idee aristoteliche? Beh, lui ritiene in primo luogo che le conoscenze non derivassero in primo luogo dai sensi, come sosteneva Aristotele. Per Aristotele, ricordate, la via empirica era la prima modalità per acquisire conoscenze che poi andavano ovviamente rielaborate dall'intelletto, l'intelletto passivo, l'intelletto attivo e così via. Per Bonaventura non funzionava così. Rimanendo fedele a Platone, Bonaventura sostenne invece che esistono anche conoscenze che non derivano dai sensi. È vero che alcune conoscenze arrivano dai sensi, ma altre no. E, per essere più precisi, Bonaventura sosteneva che ad esempio l'idea di Dio e la conoscenza dell'anima, della propria anima, non potevano derivare dai sensi. D'altronde quei sensi non vediamo né Dio né l'anima, eppure noi abbiamo conoscenza di questi elementi. E allora da dove possono nascere queste conoscenze? Evidentemente, diceva Bonaventura, noi abbiamo una capacità di coniugare le immagini o pitture delle cose, lui le chiama così, sono le idee più generali, coniugarle tramite una facoltà che anche questa non deriva dall'esterno, ma da qualcosa che è presente dentro di noi. L'idea di Dio, l'idea dell'anima, le capacità cognitive sono qualcosa che non ci nascono da fuori, ma che abbiamo già dentro. E queste cose che abbiamo già dentro non possono che derivare da Dio. Di fatto, Bonaventura, se vi siete resi conto, non sta facendo altro che riprendere la dottrina dell'illuminazione di Agostino. Ricordate che Agostino aveva detto più o meno le stesse cose. Anche lui aveva detto contro gli scettici: è vero che su alcune conoscenze abbiamo incertezza, è vero che si può dubitare, ma ci sono delle conoscenze solidissime, presenti dentro di noi, che non possono che derivare da Dio. Dio quindi è una sorta di luce, di faro, che ci illumina l'anima, che ci illumina la conoscenza. E anzi, se noi possiamo conoscere è proprio solo grazie a Dio, proprio solo grazie a questa facoltà che Dio ci dona. Ecco, questo Bonaventura lo riprende in toto e lo usa come arma contro l'aristotelismo. Aristotele, tramite Avicenna e Averroè, ci dice che noi conosciamo le cose che stanno al di fuori di noi, che noi acquisiamo conoscenze dall'esterno, e bene sbaglia, nel senso che in parte è anche vero, ma quello che conta è che noi abbiamo delle facoltà innate dentro di noi e delle conoscenze innate dentro di noi, tema tipicamente platonico, e queste facoltà e conoscenze innate dentro di noi sono poi la chiave per conoscere, sono l'elemento più importante per conoscere. E queste facoltà innate non possono che derivare da Dio. Pertanto bisogna rifiutare in toto la gnoseologia aristotelica, ovviamente. D'altra parte, dice ancora Bonaventura, se noi abbiamo delle idee innate, e queste idee le usiamo poi per ragionare e conoscere, queste idee che sono presenti in Dio sono presenti come modelli nella mente di Dio, tanto che Dio è davvero in un certo senso la norma e il fondamento di ogni nostra conoscenza, ma non solo di ogni nostra conoscenza, anche dell'essere. In fondo, se io riesco a conoscere le cose è perché ho questa facoltà innata che deriva da Dio. Quindi io devo ogni mia conoscenza a Dio. Se io riesco a ragionare è perché c'è dentro di me questa facoltà innata che deriva da Dio, segno che ogni mio ragionamento si fonda su Dio, è derivato da Dio. E non solo, se io riesco a esistere, a comprendere la realtà e a vivere la realtà, è solo perché Dio mi ha donato gli strumenti per farlo. E quindi ancora una volta anche la mia vita, anche il mio essere, anche la mia esistenza derivano e dipendono, sono fondate su Dio. Dio è il punto di riferimento ultimo di ogni cosa e queste idee nella mente di Dio sono presenti come esemplari unici, come modelli. Ed è in parte quello che già aveva detto Platone, non parlando di Dio, parlando di mondo delle idee, ma il meccanismo, come notate, è lo stesso. Quindi vedete, ripresa del platonismo, ripresa dell'agostinianesimo, perché queste dottrine erano già state filtrate da Agostino e adattate alla chiave cristiana, ma non solo come verità, ma anche come strumento per opporsi alle nuove influenze che sembrano arrivare dal mondo arabo, dal mondo musulmano, per bloccare le nuove influenze aristoteliche. Ecco, ci sono in realtà delle altre cose da dire, c'è un discorso ancora ampio da fare per concludere con Bonaventura e per parlare di altri aristotelici ed anti-aristotelici in questa fase storica, ma visto che la puntata potrebbe diventare molto lunga, ho pensato di interrompere intanto qui questo primo podcast, questa prima selezione di oppositori e o mediatori che tentano di portare o bloccare l'arrivo di Aristotele nel mondo cristiano.
ma la prossima volta ampliamo ancora un po' il discorso e finiamo. Per oggi basta. Vi ricordo che il podcast potete ascoltarlo su tante piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma su queste stesse piattaforme, se volete, potete ascoltare anche il podcast gemello, che si chiama invece Dentro alla Storia. In più vi ricordo anche che se volete lezioni più recenti legate alla filosofia più moderna e contemporanea o alla storia più moderna e contemporanea, potete cercarmi su YouTube come Ermanno Ferretti oppure come Scrip e lì trovate video spiegazioni su ogni fase storica. In più, se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i podcast, quando escono i video, vi ricordo che esistono anche i social network, ovviamente Facebook, Twitter e Instagram, dove mi trovate col nickname di Scrip. E poi potete, se volete, anche abbonarvi alla newsletter settimanale gratuita, la trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it, lì basta lasciare la vostra email e una volta a settimana vi arriva una mail appunto anche bella corposa con tutti i video, tutti i podcast usciti, alcuni libri che sto leggendo e riflessioni al riguardo, film che ho visto e riflessioni al riguardo e tante altre cose ancora. Basta, ho finito, ci sentiamo presto per andare avanti con questo percorso, per parlare ancora di Aristotele e cristianesimo e poi per tante altre questioni e temi della filosofia. Ciao, alla prossima!